Bene, abbiamo sentito anche Cataldo, tanti corridori italiani, squadre straniere. Tra l'altro, ieri voi eravate l'unica squadra tutta italiana. Squadra kazaka, tutti italiani. Sì, eravamo in otto. Forse è la prima volta Anche lo che è staff, quasi successo. Sì, tutto. no, c'era un meccanico kazako Il resto e tutti resto tutti italiani. italiani. Sì. Quindi in squadra comunque anche col Kazakistan sta bene, Sì, come. no, ci troviamo benissimo, ecco, poi loro, la squadra è loro, noi siamo intrusi. Beh, intrusi, hanno scelto, probabilmente Marco, hanno scelto i più preparati in ambito ciclismo. Ma sì, sicuramente, adesso La scuola italiana. sì, no. Hanno scelto sicuramente i kazaki Binokuro, poi è uno che comunque ha l'occhio avanti, l'occhio lungo, ha scelto sicuramente il corridore che nelle corse a tappe è più in voga, che è Nibali, il corridore col quale è inutile continuare a dirlo, ma Paolo Tiralongo è un faro del gruppo e lo sappiamo tutti, lo sanno anche i direttori sportivi, lo sanno i team manager, lo sanno i corridori stessi e sicuramente hanno fatto delle scelte azzeccate, si sono visti i risultati quest'anno. Peccato Paolo. le squadre italiane che se li lasciano scappare, però sai. Sì, ma dove sono le squadre italiane? Squadre Adesso c'è la tua che fa la squadra con i italiane, è rimasta professionisti una e che squadra magari italiana. entro 2 anni ha il team professional. Ma dove sono le squadre italiane? Se non corrono per l'Astana, se non corrono come suo fratello per la Cannondale, che non si chiamerà più Cannondale, dove vanno a correre? Diciamo che il problema delle squadre è un problema anche dell'economia che c'è in Italia, Sì. perché adesso è rimasta solo il Team Lampre, Solo diciamo l'Ampre, italiano, perché sì. Diciamo, Cannondale è americana. negli ultimi anni il ciclismo è diventato mondiale, ecco, sono arrivate le In nazioni. Italia comunque per le squadre c'è sempre più difficoltà, anche Sì, a sì. confronto dei budget che hanno le altre È squadre quello anche. e anche le agevolazioni fiscali che hanno comunque negli altri paesi, perché Sì, conta anche quello, un po' tutto, ecco. Sono arrivati i russi, i kazaki, gli americani, Gli inglesi. gli inglesi. Il ciclismo negli ultimi anni è cambiato Tant'è che radicalmente. le squadre più in difficoltà sono quelle italiane e quelle Ecco. Sì, spagnole. spagnoli e italiani. Quindi che nazioni che hanno sempre avuto tante squadre negli anni, veramente. Prima il ciclismo era da noi, diciamo, era tra Spagna, Italia e Spagna, Belgio. Italia. Adesso invece negli ultimi anni I sta. francesi stanno crescendo. Sì, no, Francesi, hanno dei quei buoni giovani. corridori, la Francia si difende Il più sempre, buono è Thibaut Pinot, che è andato forte nel 2012, meno forte nel 2013. È un corridore che si è già messo in evidenza al Tour de France, ha già vinto anche una settimana lombarda. Secondo me, ben gestito, può essere un corridore da vittoria al Tour de France anche lui entro 2-3 anni. Ieri abbiamo avuto un'altra conferma nel Lombardia che comunque dal Ghisallo andare poi a Lecco è troppo lunga, perché anche Vauclair ieri aveva 3 minuti, quasi 3 minuti anzi, di vantaggio, poi alla fin fine quando le squadre si mettono a Al momento Danilo tirare. è dentro la salita finale di Villa Vergano però, eh. Però Vauclair l'hanno preso prima di iniziare Villa Vergano, quindi veramente gli ha mangiato 3 minuti dalla Onno andare Sì, è un probabilmente a tratto Oggiono. che poi è sempre controvento quel tratto lì a venire Per un verso uomo da solo è da dura. solo Perché non è facile, se poi dietro ci sono delle squadre che riescono a organizzarsi, ecco. è stata la stessa, diciamo quasi la stessa azione. Lui è partito un po' prima Sì, ha di fatto due anni Vincenzo. fa Vincenzo, mi sembra Vincenzo uguale. e. Sì, diciamo che da soli è difficile arrivare a Lecco, devi avere proprio, dietro non ci deve essere una squadra che si organizzi, ecco. Però dalle dichiarazioni di Rodriguez quasi si era spaventato, perché ha detto, conoscendo Vauclair, che comunque quando è da solo si Si esalta, esalta, sì. quindi non sai mai se poi vai in crisi. Sembra che è lì per mollare o per saltare, poi Sì. invece. Ma ha avuto una grande squadra ieri Rodriguez per andare a chiudere quel margine di vantaggio che aveva. E se non c'erano loro sicuramente arrivava, ecco. Ha dei compagni di squadra comunque veramente forti, come dicevi te. Sì, no. La squadra che c'era ieri nelle ultime corse che ha avuto Rodriguez è la più forte che c'ha la Katiuscia, ecco, penso. Fabio, tu Lombardia? Finito sul Sormano perché sono rimasto anch'io dietro un po' la caduta di Paolo e di Vincenzo. Poi dopo sul Sormano, insomma, mi sono staccato. Ma il muro di Sormano con che rapporto lo affrontate? Avevamo 36-29. Rapporto a mountain bike. Sì, Vedi Paolo. è duro, è corto ma è duro.
E poi, pensa che quando l'aveva inserito Toriani l'ha lasciato dentro alcuni anni, l'ha dovuto togliere perché c'erano le polemiche per le spinte. Molti corridori ricevevano spinte e allora lui l'ha tolto dal percorso del Giro di Lombardia. In questo Lombardia i tifosi sono stati, penso, e c'era gente anche, perché tanta gente nonostante il tempo. Sì, sì. Anche sì, tanta gente anche sulla Valcava c'era, no, a Bergamo la partenza era impressionante. La partenza è stata veramente bella, c'era tantissima gente, vedo, quindi questo è un bel segnale. La squadra, Marco, perché adesso è arrivato il momento, è andato squadra? La squadra, dai, abbastanza bene. Abbiamo fatto noi il piccolo Lombardia sabato. Vinto da Villella, giusto? Vinto da Villella, sì. Un grande corridore che sentiremo parlare anche nel mondo professionistico. Noi ci siamo distinti abbastanza bene. Ha fatto decimo Tedeschi. È arrivato un po' stanco sul finale. Ormai mancano poche gare. Mancano due o tre gare. Fine stagione. Già proiettati verso il 2014. Bene, è stata una bella corsa perché ha vinto Villella, che è stato il migliore degli azzurri al mondiale. Chi era lo speaker? Sesto, io sempre. Ovviamente. È arrivato secondo Filosi, che è reduce dalla vittoria nella Milano Rapallo. È arrivato terzo Zilioli, che quest'anno ha vinto 8 gare Elite Under 23 e il Gran Premio di Prato dei professionisti. Settimo Matej Mohorič, campione del mondo degli Under 23, un ragazzo che non ha ancora 19 anni. E c'era un parterre di... deve compiere il 19 di ottobre. Quindi è stata veramente una grande corsa. In gara c'erano altri reduci dai campionati del mondo, Zordan, Scartezzini, Formolo, Zmorca. E Villella ha fatto veramente un grande numero. Due salite, Colle Brianza e Villa Vergano solo al comando. Sesta vittoria stagionale. È andato via anche lui sul Villa Vergano. Lui l'anno prossimo passa, giusto? Passa con suo fratello nella squadra che attualmente si chiama Cannondale. Suo fratello che è Daniele Ratto e che ha già vinto tra i professionisti due gare. Quest'anno ha vinto, quindi quest'anno ha vinto una bellissima tappa, giusto? Alla Vuelta. E lo aspettiamo ospite anche lui da noi perché è un amico nostro anche di Bike Show. Andiamo a vedere allora il servizio del Team Idea 2010. Bike Show TV corre anche sul digitale con l'applicazione per iPhone e iPad da scaricare su iTunes. Is a blue shoots up through the stony ground. Il mezzo meccanico che utilizzano i ragazzi del Team Idea è un telaio Carrera in carbonio, che ormai per la maggior parte di tutti, diciamo, di tutti gli agonisti, anche degli amatori, il carbonio è il materiale più leggero che c'è in commercio, è un materiale molto rigido e allo stesso tempo è anche morbido, che ammortizza. Sono degli ottimi telai che sono stati studiati apposta per le corse, quindi sono studiati in ogni minimo particolare per quanto riguarda sia gli angoli di spinta e sia per quanto riguarda, diciamo, tutte le distribuzioni del carbonio, per far sì che a ogni esigenza di gara questo telaio risponde. Questo è un telaio in carbonio con tubazioni con serie stessa da un pollice e un ottavo, quindi ti permette un'ottima guidabilità, con un canotto reggisella da 31,6, quindi mantiene ancora più rigidità quando un ragazzo è seduto in sella per spingere, è equipaggiato con un gruppo Shimano che ormai sono talmente perfetti e talmente precisi che hanno anche bisogno di pochissima manutenzione. Per quanto riguarda l'assemblaggio, vengono montati con manubri e attacchi dell'FSA, che come si può vedere ormai le curve sono tutte più compatte, sono curve abbastanza basse che così permettono il cambio di posizione dalle mani nella posizione alta, che sono la posizione, in poche parole chiamiamola, di riposo, di salita, la maggior parte che utilizzano nelle corse corridori, quando vanno nella parte bassa gli permette di avere un ottimo drop.
quanto riguarda le ruote vengono cambiate in base agli utilizzi delle corse. In poche parole, ruote come queste alto profilo, che sono da 90 cm, sono ruote che vanno benissimo per gare veloci, per gare che devi andare a cercare la massima velocità, sono un attimino un po' più lente da rilanciare alle uscite delle curve, ma sono ruote che quando prendono la velocità mantengono la velocità molto alta. Vengono equipaggiati con pedali a sgancio rapido della Keo, sono super collaudati e sono pedali che ti danno diverse posizioni in base alle tacchette che utilizzi, ti permettono di avere la posizione da 0 gradi, la posizione con per quanto riguarda una via di mezzo come gioco a livello di caviglia, e la posizione molto libera per quelli che hanno problemi di tendinite. Questa bicicletta qua, per l'utilizzo gara, viene assemblata anche con dei pattini particolari, che sono dei pattini per il carbonio, per far sì che quando la frenata ci sia più modulare e meno secca possibile. Broken by cloud, see the tuna fleets clearing the sea out. See the bay. Una volta consegnata il mezzo meccanico a inizio stagione, si chiede ai ragazzi a casa di avere la massima cura per il mezzo meccanico, perché è un'ottima cura che ogni corridore dedica al suo mezzo meccanico, vuol dire avere meno problemi sia in allenamento che durante la corsa. Quello che si chiede a casa è di avere un'attenzione particolare allo scorrimento dei fili. Per quanto riguarda l'usura della catena, c'è da valutare a casa, che in base alle condizioni che viene utilizzata la bici o al chilometraggio viene sostituita. Il giorno prima della gara, che la bicicletta arriva in sede di ritiro con i ragazzi, allora lì il meccanico sarà su premura a controllare la serie stessa, verificare che lo scorrimento dei fili sia idoneo, verificare i pattini, se cambiarli in base alle esigenze delle ruote che vengono montate. Per quanto riguarda la serie sterzo, i movimenti centrali durante e prima della gara non vengono mai cambiati, perché bene o male il segnale che un movimento centrale sia da cambiare si avverte già in allenamento. La mattina della gara stessa si va a decidere che tipo di ruota in base alle caratteristiche del corridore, in base alle caratteristiche del percorso. Diciamo che i prodotti moderni e validi come sono quelli in dotazione al Team Idea necessitano di pochissima manutenzione.